Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ospite di questa puntata l'ex assessore di Rivarolo all'istruzione, alla cultura e allo sport, Martino Zucco Chinà. Innanzitutto, Martino, la ringrazio di essere ospite nella mia rubrica. E Grazie a voi per avermi invitato, grazie. inizierei a chiederle com'è la nuova esperienza lavorativa, visto che lei a ottobre-novembre si è dimesso da consigliere di opposizione, come sta andando questa nuova esperienza? E come sta affrontando questa situazione in cui stiamo vivendo attualmente dentro la pandemia? Ah, ti ringrazio per la domanda. L'esperienza lavorativa sta andando molto bene, è molto stimolante, molto impegnativa, mi assorbe totalmente ed è questo il motivo fondamentale per cui in un periodo molto delicato come quello tra settembre e novembre, dove situazioni di focolai di Covid erano presenti all'interno delle scuole e dove occorreva un monitoraggio costante, di fatto come occorre anche oggi, sulle varie situazioni, sulle dinamiche all'interno degli istituti, mi ha messo nella condizione di dover fare una scelta netta, radicale e quindi di abbandonare un consesso, quello del Consiglio Comunale, al quale stavo prendendo parte da quasi 15 anni nell'ultima fase della mia esperienza. È Immagino sia stata una scelta molto difficile. stata una scelta, ma in realtà non così difficile, perché io sono abituato a darmi delle priorità. E in questo caso, come ho detto, il lavoro era così importante, così motivante per me, che superava decisamente l'impegno che mi ero assunto sostanzialmente con gli elettori 2 anni prima, semplicemente perché nella condizione di consigliere di minoranza, che non necessariamente vuol dire consigliere di opposizione, non trovavo però diciamo, elementi che attirassero la mia attenzione. Purtroppo, parafrasando Andreotti, che diceva che il potere logora chi non ce l'ha, nel mio caso, che non sono interessato così al potere, ma al poter fare, il fatto di non poter fare, cioè di non poter agire concretamente, sviluppare progetti, affrontare direttamente in prima persona le varie problematiche che un'amministrazione deve a cui deve rispondere, evidentemente mi ha tolto un po' di carica psicologica, emotiva, per cui ho preferito cedere la mano, peraltro, al consigliere Raimondo, che mi aveva affiancato nei precedenti 5 anni di opposizione, che sono stati gli anni, quelli sì, decisamente più pesanti per noi, per tutta una serie di questioni che voi certamente conoscete e sulle quali è inutile ritornare in buona sostanza. Lei come consigliere dimissionario e come personaggio politico sopra le parti in questo momento è riuscito comunque a mantenere una forte capillarità territoriale. Lei è sempre stato un personaggio politico molto territoriale. Ecco, lei come vede l'operato, della giunta, della maggioranza in questo periodo? Ma intanto una precisazione, io non è che mi senta personaggio politico, nel senso che io non ho sposato la politica come attività prevalente. Il mio è sempre stato un impegno rivolto, come hai detto giustamente, al territorio. Se vogliamo circoscrivere ancora di più a Rivarolo, ma dal momento che Rivarolo comunque è un bacino di attrazione per un territorio più ampio, diciamo pure che le mie piccole sfide dal punto di vista politico ho cercato di portarle avanti nell'ambito del territorio, perché diciamo per questioni affettive ho trascorso tutta la vita a Rivarolo. E Rivarolo mi ha dato tanto, sotto tutti i punti di vista. E quindi, come tanti altri cittadini che si impegnano nel volontariato e in tante altre attività associative, io ho pensato,
di dare un mio contributo diciamo sulle questioni che mi vedevano più vicino e quindi, diciamo così, il confronto politico-amministrativo è quello che ho sempre privilegiato. Come vedo la situazione amministrativa oggi, bisognerebbe fare onestamente la tara rispetto al problema del Covid, perché questa emergenza pandemica, secondo me, dovrebbe consigliare tutti di sollevare un attimo lo sguardo dal proprio ombelico e provare a vedere scenari un pochino più ampi per capire intanto come uscire da questa emergenza, che non mi sembra ancora una cosa così banale, e conseguentemente però immaginare degli scenari post-Covid che, come qualcuno scrive e dice, rappresenteranno una nuova normalità. Ora, prendiamo per buona questa etichetta della nuova normalità, però domandiamoci quali saranno i presupposti, come andremo ad agire a livello individuale, a livello sociale. Perché ci saranno sicuramente, io li sto già vedendo, dei cambiamenti nei comportamenti, particolarmente nei confronti dei giovani, questa non tanto assenza di relazione, ma questo cambiamento nelle modalità di relazioni, sempre meno reali, sempre più virtuali, sempre più mediate da strumenti. E genererà probabilmente anche delle modifiche dal punto di vista antropologico. Io mi chiedo se e quanto riuscirò ancora nella mia condizione di persona matura, diciamo così, non facciamoci troppo del male, di persona matura, come farò a interagire con le prossime generazioni, cioè quelle che magari oggi sono alle elementari o alle medie e che diciamo si affacceranno alla vita sociale verosimilmente intorno ai 18, 20, 22 anni, ma avendo vissuto un momento rispetto al quale tendenzialmente la società non era pronta. Ma la politica e le istituzioni, come devono affrontare questo problema che lei ha citato, ossia quello di questo cambiamento sociale, soprattutto nel mondo giovanile? Come bisogna intervenire? Lei comunque è sempre stato una persona molto a contatto con i giovani. Cosa si può fare? Ridurlo in una o poche battute è sicuramente una cosa complessa. Occorreranno dei confronti, dei dibattiti, occorrerà che ciascuno porti un suo contributo esperienziale, partendo dal presupposto che però un problema è che nessuno ha fatto esperienza, quindi anche le persone più in là con gli anni, non avendo fatto un'esperienza precedente rispetto a questa nuova condizione, e dovranno anche loro farsi le ossa, proporre delle cose, magari commettere degli errori, con la possibilità, questa sì, legata all'esperienza, di correggerli prima e di trovare delle soluzioni più efficaci prima. Una regola d'oro, comunque, credo che sia sempre, a prescindere dal Covid, la capacità di ascolto dell'altro, quindi un porsi empaticamente nei confronti degli altri, senza utilizzare delle etichette, perché pensando al mondo giovanile particolarmente, io mi accorgo che c'è una situazione, no, come l'ha definita la sociologia, molto liquida, cioè non possiamo parlare dei giovani perché dentro la categoria giovani c'è una pluralità di sensibilità, di volontà, di interessi, di attenzioni diverse. Se penso a me stesso adolescente,
diciamo, anche se sussistevano delle diversità all'interno della situazione che vivevo io da adolescente, non erano però così nette e così tanto distribuite. Con chiunque c'erano comunque degli elementi di vicinanza, di comunanza, di sovrapposizione e quant'altro. Oggi credo che la sfera sia molto più ampia e che quindi prima di partire con dei preconcetti e ahimè, le persone mature purtroppo hanno consolidato, no, dei preconcetti, e questi preconcetti, secondo me, bisognerà un attimo accantonarli, tenendo presente però come elemento forte dei valori. Cioè, se in un potenziale disordine, in una potenziale disorganizzazione del pensiero, io, nel mio piccolo, so che ho dei valori, dei principi di riferimento ai quali non voglio derogare, che posso mettere a fattor comune con altre persone, ma naturalmente partendo dal presupposto di un confronto che sia libero, onesto intellettualmente. Mi trovo molto d'accordo su quello che dice lei, soprattutto sui preconcetti, in quanto secondo me ormai i giovani, diciamo che sono molto incanalati, indirizzati a vivere magari una vita senza riuscire a trovare, a cercare i propri talenti. Spesso ormai viviamo delle vite quasi standardizzate e spesso i giovani vengono indirizzati in strade che non rispecchiano la loro volontà, questo perché la società lo vuole. E lei ha parlato anche soprattutto di valori. Quali devono essere i valori su cui si deve basare una comunità come quella di Rivarolo, che è comunque una comunità importante, che è un bacino molto importante di persone? Io mi sono sempre riconosciuto, ma veramente da adolescente e quindi in periodi dove le contrapposizioni politiche, ideologiche e valoriali erano molto forti. Ai tempi che frequentavo io il liceo, diciamo, c'erano contrapposizioni molto forti tra l'estrema sinistra e l'estrema destra, e poi c'era un'area, no, di centro, all'interno della quale c'erano sensibilità diverse. Io mi sono sempre riconosciuto nei valori del liberalesimo cattolico, anche se vogliamo allora come oggi piuttosto conservativo, e io con quei valori lì mi propongo, quindi io da ragazzo facevo parte del Partito Liberale, okay? Che a detta di tutti era, no, classificato come il classico partito di opinione, cioè quello che contava era, diciamo, il rispetto dell'opinione altrui, partendo dal presupposto comunque di dichiarare, di avere il coraggio di esprimere le proprie idee, anche se minoritarie, i propri valori, anche se non così diffusi e così anche molto adatti ad essere utilizzati per una propaganda di tipo politico. Nel rispetto dell'altro, naturalmente, nella reciprocità dei rispetti, io credo che si debba portare avanti con convinzione un'attività di tipo politico, sociale, cioè a qualsiasi livello, a partire dalle posizioni all'interno di una famiglia. Purtroppo in questi anni ho visto una forte radicalizzazione, no? Quindi si parte sempre dal proprio presupposto per verificare quanto gli altri sono capaci di adattarsi a noi, mentre invece io questo lo riconosco come un valore da perseguire, quello della resilienza, cioè quello di essere in grado di affrontare gli imprevisti, i cambiamenti, e immagino che ce ne saranno
tantissimi nel corso dei prossimi anni, con ottimismo, con volontà, con la capacità di adeguarsi, perché rimanere fermi, rigidi sulle proprie posizioni, sulla propria comfort zone, non credo che sia possibile, o per chi lo è, però non è funzionale a una crescita e a uno sviluppo sociale complessivo. Rifare una domanda un po' complicata adesso. I valori religiosi con cui lei è cresciuto, anche la sua generazione è cresciuta, come mai sulle nuove generazioni non riescono a trovare lo stesso riscontro? Come mai i giovani non riescono a credere in Dio? Molti giovani, rispetto alle vecchie generazioni. Ma ecco, io non so intanto se si possa affermare, se si possa fare un'affermazione di questo tipo così netta. Io immagino che ci, no, non solo immagino, io so che ci sono giovani che hanno un'attenzione per lo spirituale e per il religioso notevole, che sono alla ricerca di valori che non siano quelli che vengono maggiormente sbandierati dai media. Però durante l'adolescenza non è così facile abbracciare subito determinati principi, determinati valori. Cioè, è indispensabile per gli adolescenti che intanto passano da un punto di vista, diciamo, biologico, no? Da una condizione ad un'altra, quindi quando si dice, quando si parla di ormoni che Pubertà. scalpitano e quant'altro, bisogna considerare che i giovani sono alla ricerca di una meta, facendo un percorso che è ordinariamente travagliato, e quindi in questo periodo potrebbe esserlo ancora di più. In questa attività di ricerca forse sono venuti a mancare dei bravi educatori, dei bravi comunicatori, adulti. Diciamo l'approccio social, che caratterizza, diciamo, queste nuove generazioni, secondo me, è molto disorientante, nel senso che se non ci sono valori saldi all'interno delle famiglie, se il contesto scolastico non è coerente tra quello che si dichiara e quello che si pratica, se i politici, li metto dentro tutti, urlano, sbraitano e si contraddicono nell'arco di 12 ore, diventa difficile per i giovani avere la possibilità di arrivare in tempi brevi a riconoscere, diciamo così, una strada prioritaria. Poi, naturalmente, oggi, quello che succede in una qualsiasi parte del mondo diventa immediatamente di dominio pubblico, sia che sia successo realmente, sia che sia oggetto di una fake news, e quindi è ancora più destabilizzante. Pertanto, diciamo, l'impegno della famiglia quando c'è, quando è coesa, e della scuola, diventa ancora più impegnativo. Poi, ripeto, la religione, per come la intendo io, cioè quella vissuta, non dico che è alla fine di un percorso, ma probabilmente, voglio dire, una consapevolezza dal punto di vista personale, spirituale, la si raggiunge in un'età che non a caso, insomma, viene detta matura, quando cioè dopo una serie di esperienze uno, no, è riuscito ad accantonare alcune cose, a privilegiarne altre e a orientarsi su quelle. Un percorso di vita. Esatto. Ovviamente sì, poi c'è chi ci arriva prima, c'è chi ci arriva dopo, però io vedo soltanto stamattina.
Sentivo il giornale radio, un giornale radio in cui si presentava una cantante, se non ricordo male, Annalisa, okay? Che si esibisce a Sanremo, e ho scoperto che è laureata in fisica. Ecco. Ha lavorato anche al CERN, se non sbaglio, sì. E quindi partiamo dal presupposto che 40 anni ai miei tempi avrebbe fatto scandalo, no? Cioè scandalo, attenzione, non dal punto di vista morale, no? Ma diciamo sarebbe suonato veramente molto strano che una laureata in fisica, non dico abbandonasse, ma comunque si riorientasse, curvasse la sua carriera professionale, perché ormai è professionista, Sì, credo, no? sì, sì. Certo numero di anni verso la musica, oltretutto verso la musica leggera, no? Come dire, hai investito per anni le tue risorse mentali, intellettuali verso un certo ambito e poi ne hai scelto un altro che, voglio dire, con la fisica magari non ha tanto in comune. Sì. Però questo è sintomatico, cioè è emblematico di come, arrivati a un certo punto della propria vita, tutta una serie di esperienze che non vanno perse, naturalmente, ma vengono accantonate a favore di qualcosa che ti motivi di più. Quindi ci sta, magari non è il percorso ideale che le famiglie si Esatto, quello. aspettano, perché sappiamo anche che le famiglie a volte caricano di aspettative i giovani e li condizionano da questo punto di vista. In parte non è sbagliato, ma in parte naturalmente se risulta eccessivo può provocare dei danni o può prolungare il processo di crescita dei giovani e disorientarli fino a un'età che, rispetto alla quale poi magari le possibilità, le alternative sono un po' meno. Sì, spesso la ricerca dei propri talenti combacia anche un po' con la ricerca della propria felicità, diciamo. Fare quello che si ama come lavoro, diciamo, è forse la cosa che può rendere più felice un Sì. individuo. Sì, la felicità, È un certo, argomento molto complesso, però. in Italia non è nella Costituzione Come in America, come negli negli Stati Stati Uniti. Uniti, è un concetto forte quello Sì. di felicità, diciamo che non so anche temporalmente quanto uno riesca poi a dichiararsi felice. Ci sono Esatto. sicuramente nella vita di ciascuno di noi dei momenti di felicità, ma istituzionalizzare la felicità è un po' come, mi consento una battuta, istituzionalizzare la gentilezza. La gentilezza credo che sia un prerequisito dell'azione politica insieme a tanti altri, a partire dall'onestà. E Sì. quindi se quello è l'obiettivo di renderci tutti felici, cioè, felici e gentili Gentili. in questo caso, allora bisognerebbe però aver chiaro anche come si fa a rendere le persone gentili, cioè ci deve essere un processo, anche un processo formativo, ci vuole un progetto alla base, no? Non è che domani creo l'assessorato alla bontà e diventiamo buoni tutti quanti per Secondo decreto. è mancato, diciamo, una progettazione di base. Da parte di questa maggioranza, secondo lei? No, ma non è un problema legato a questa maggioranza, sono questi voli pindarici che ogni tanto qualcuno scatena. E che poi in certi momenti della vita sociale o amministrativa qualcuno coglie e rilancia. Ma credo onestamente che lasciano un po' il tempo che trovano. Io penso sempre, quando lavoravo già nella formazione, una ventina di anni fa, quando stava emergendo una tematica molto importante, quella delle pari opportunità, no? E quindi la possibilità
per le donne di essere considerate alla pari degli uomini, di non essere discriminate e poi più in generale per tutte le categorie di soggetti, maschili, femminili e quant'altro, le risposte che davano a livello amministrativo erano confinate magari al nominalismo, no, delle etichette. Il problema era sindaca, sindaco, assessora, assessore, cioè mi sembrano veramente delle questioni irrilevanti. Eppure ancora oggi vediamo, ieri ho guardato un pezzo di Sanremo quando all'inizio, perché poi io da anziano vado a dormire presto, ma all'inizio c'era in chiave di presentatrice un direttore di orchestra, una bravissima direttore d'orchestra, che ha rimarcato il fatto che lei si riconosce in quella denominazione, no? In quella Direttore. locuzione, cioè non è che possiamo andare a mettere in dubbio a livello nominale. Fai bene il sindaco e ti apprezzeranno come donna politica e fai bene il direttore, anche Direzione. se cioè, non incide sull'efficacia, sull'efficienza di una prestazione o di un riconoscimento sociale o giuridico il fatto di cambiare una vocale al fondo di una parola, insomma. Un po' quello che ha detto il presidente, il premier Draghi, il fatto che è stato criticato per non avere diciamo, delle quote di donne a livello ministeriale. Lui ha risposto che è un processo che deve avvenire automaticamente, non deve essere un qualcosa di imposto, perché poi non riusciremo mai ad arrivare a quel processo culturale, a quella trasformazione culturale che ci permette di, ovviamente, di considerare al pari uomini e donne. Sì, credo che certe istanze siano nella società, poi è giusto combattere, sono state fatte delle battaglie importanti per evitare le discriminazioni delle donne nei posti di lavoro e in altre situazioni. Però io nella mia carriera lavorativa, che ormai supera i 40 anni, mi sono sempre interfacciato, riconosciuto con donne valide in posizione di collaborazione, delle omologhe, delle superiori, insomma. Quindi io credo che fra i tanti valori che su cui dovremmo insistere di più ci sia quello della meritocrazia, e credo che attraverso la meritocrazia noi diamo un buon servizio anche al Cittadini. processo delle pari opportunità. Ecco, adesso vorrei tornare di nuovo a parlare di politica locale, politica rivarolese. Come valuta l'operato dell'opposizione? Lei che è stato consigliere di opposizione, molti cittadini magari si stanno lamentando del fatto che non ci sia un'opposizione molto concreta a Rivarolo. Lei cosa pensa? Ma io chiamo me stesso in causa, nel senso che sono stato 7 anni consigliere di minoranza. E con le attuali situazioni, diciamo dal punto di vista normativo, nel momento in cui un sindaco, diciamo, ha saldamente in mano la maggioranza, il contributo della minoranza, se non c'è questa apertura della maggioranza nei confronti della minoranza, al di là delle dichiarazioni che tutti i sindaci fanno, no? Nel momento dell'insediamento, sono tutti quanti, l'avrei detto e fatto anch'io se fossi diventato sindaco, sarò il sindaco di tutti e quant'altro, eccetera. Dopodiché, a parte queste esternazioni di facciata, posto che è già problematico comunque per un sindaco riuscire sempre a tenere insieme la propria maggioranza, diventa arduo avere, diciamo così, un rapporto strutturale, trovare, diciamo così, delle alleanze
sulla base di progetti, sulla base di condivisione di singole istanze amministrative, il contributo della minoranza. E quindi automaticamente quasi la minoranza si trasforma in opposizione. Poi sull'efficacia dell'opposizione. Anche qui io mi chiedo, quando ero in minoranza, quando ero in consiglio comunale, io venivo avvicinato da alcune persone che mi dicevano: Caspita, ma ti ho dato il voto, vi abbiamo votati, eccetera, poi però non state facendo niente come opposizione. Io non pensavo di non fare niente, ma mi rendevo conto che gli strumenti a disposizione erano veramente pochi, particolarmente se non c'era questa capacità, volontà di interazione da parte della maggioranza. Un caso, quello che veramente mi ha fatto scaricare un po' le batterie è stato quello del piano regolatore, no? Ecco, non mi importava nel momento in cui è iniziato il processo di elaborazione del nuovo piano regolatore, di avere un ruolo necessariamente di maggioranza o di minoranza. Mi interessava poter portare un contributo, come immagino anche alle altre persone che in quel momento stavano nei banchi della minoranza. Ma questa cosa non è stata possibile, al punto che, diciamo, di fronte alla presentazione finale del piano regolatore, il gruppo Riparolium si è trovato costretto a votare contro, perché non c'era stata neanche la possibilità del confronto. Poi la maggioranza avrebbe magari anche portato avanti la stessa cosa, ma diciamo, sono mancate proprio le occasioni di entrare nel merito, di confrontare delle visioni di scenario. La maggioranza, ammesso che ne avesse una, su quella si è attestata, rinunciando a beneficiare, secondo me, anche solo dal punto di vista della dialettica, del contributo che avrebbero potuto portare le altre forze in consiglio comunale. Oggi ripeto, l'ho detto all'inizio di questa piacevolissima conversazione, il Covid condiziona il lavoro della maggioranza, che è tenuta a dare delle risposte puntuali, di anticipare anche alcune situazioni, e condiziona il lavoro delle opposizioni. La politica, secondo me, anche quella locale, si fa sul campo, si fa nel confronto, in presenza. Lo strumento, il confronto a distanza, altera tutta una serie di equilibri, anche dal punto di vista delle empatie che si possono scatenare, quindi è tutto molto vincolato. Sì, diciamo che ormai Rivarolo sembra quasi di vivere in un ambiente molto polarizzato a livello politico, soprattutto sul piano regolatore, su cui ci sono state molte, molte, molte discussioni. E il fatto che non ci sia stato un confronto comunque fa molto, molto riflettere. Da una parte, cioè, può essere solo una colpa della maggioranza, o può essere anche una colpa dell'opposizione per il metodo comunicativo? Ma ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità, però ripeto, negli anni in cui stava andando avanti questo lento processo di elaborazione del piano regolatore, sono venute a mancare proprio, diciamo, le condizioni istituzionali, cioè non c'è stato convocazione delle commissioni, le commissioni hanno lavorato pochissimo. Ci sono stati sottoposti dei documenti pressoché già definiti, è stata una presa d'atto, non è stato un lavoro
portato avanti, analitico sulle varie situazioni. Non c'è stata così una possibilità di proporre delle riflessioni in merito a quello che nelle intenzioni di qualcuno avrebbe potuto essere Rivarolo da qui ai prossimi 25 anni. È stata fatta una fotografia del presente, a mio avviso, naturalmente. E la si è in qualche modo ritenuta valida per i prossimi 25 anni. Cosa che non ero propenso a riconoscere qualche anno fa, oggi, ahimè, questa emergenza del Covid introduce, a mio avviso, degli elementi nuovi che però troveranno, no, laddove si pensino, si esaminino delle soluzioni anche dal punto di vista urbanistico diverse, e troveranno però dei paletti molto rigidi rispetto ai quali non so esattamente come poter agire per superare gli ostacoli burocratici e amministrativi, che rappresentano comunque un altro elemento che condiziona, diciamo, tutta l'operatività in Italia, diciamo, volendo focalizzare il vero problema che ha l'Italia in questo momento, no? Che poi si ripercuote sulla possibilità di creare lavoro, di sviluppare, di far crescere il PIL e quant'altro, sono i vincoli burocratici e amministrativi. Io ho avuto esperienze dirette, di imprenditori che avrebbero affrontato il rischio di impresa investendo su Rivarolo, no? Ma non preoccupati dalle risposte del mercato, ma preoccupati dalle lentezze burocratiche, dalla impossibilità, no? Di mettere e realizzare magari delle buone idee oggi per trarne profitto domani. Una buona idea oggi si deve poter applicare rapidamente. Una buona idea oggi può non essere più una buona idea tra 5 anni, Sì. visto i ritmi incalzanti con cui si modifica la nostra socialità. E quindi è evidente che gli imprenditori, in particolare, hanno bisogno di risposte immediate, e conseguentemente, se non li hanno, i loro capitali vanno a riposizionarsi su altri territori al di fuori dell'Italia. Soprattutto in un periodo come questo in cui c'è una forte transizione a livello sia di mercato che economica, bisogna fare le scelte giuste, soprattutto in Canavese e a Rivarolo, per cercare di cavalcare quest'onda, l'onda della transizione ecologica e tutto. Ecco, prima di chiudere vorrei farle un'ultima domanda. Sta pensando magari di rientrare come protagonista nel quadro politico rivarolese, canavesano? Ci sto pensando, ma questo è molto vincolato a quella che sarà la mia situazione lavorativa da qui ai prossimi 3 anni, diciamo, perché voglio dire, no, non penso naturalmente a nessun altro tipo di avventura se non quella a livello amministrativo rivarolese. Quindi, dal momento che ci sono almeno lì delle scadenze certe, cioè le elezioni fra 3 anni, è evidente che se questo pensiero lo tengo vivo e lo verificherò, insomma, la sua realizzabilità la verificherò tra un paio d'anni, verosimilmente. Ah, questo scoop siamo riusciti a tirarlo fuori. Beh, ci sta, diciamo, io in prima persona però mi dovrò sentire adeguato ad affrontare quella che sarà, in ogni caso, per chiunque, una nuova
una nuova sfida, e quindi ribadisco, prima questo periodo, diciamo, a me serve, diciamo, pure un po' per disintossicarmi, no? Perché ogni tanto fermarsi ai box non fa male. Assumere una posizione un po' distaccata, diciamo, dalle dinamiche comunali non guasta, ma soprattutto esaminare la situazione, diciamo, per come si verrà a ridefinire nel momento del post-Covid, quando ci sarà, naturalmente, no? Stiamo aspettando tutti, ma credo che ci vorrà ancora molta, molta pazienza e molta capacità da parte di tutti a favorire questa prima transizione. Poi naturalmente c'è il discorso legato alle risorse che potrebbero, se adeguatamente attirate da dei progetti validi, arrivare in Italia, ma anche qui in questo momento c'è una fibrillazione elevatissima, no? Nelle aspettative. Quindi arriveranno questi 300 miliardi, quanti saranno esattamente, non ho ancora capito chi lo sappia, forse soltanto Draghi. In ogni caso poi bisognerà spenderli, Maniera. saperli spendere, renderli efficace, saperli rendicontare, perché diciamo una cosa che un altro elemento di debolezza dell'Italia sta in una situazione di tipo tecnico, e cioè la capacità di rendicontare dal punto di vista economico le attività che vengono svolte. Non nego che l'Unione Europea dovrebbe darsi degli standard, dei modelli di rendicontazione un pochino più elastici e non così puntuali, mirati, circoscritti, perché da questo punto di vista complicano e non ci sono in tante amministrazioni locali a tutti i livelli le competenze necessarie per effettivamente andare a esibire come esattamente si è fatto uso e utilizzo delle risorse comunitarie. Quindi è veramente una situazione estremamente complicata oggi e complessa in futuro, quindi ci vorranno Persone capaci. competenze a tutti i livelli, e quindi il mio pensiero, no, se rimettermi in gioco meno, riguarderà anche, voglio dire, la considerazione che avrò di me stesso dal punto di vista delle competenze che sono in grado di offrire ai cittadini. Poi mi fermerei qui perché altrimenti La ringrazio davvero di cuore per questa intervista, ha fatto molto piacere, Reciproco, assolutamente. spero di averla di nuovo ospite in futuro. Se vuole salutare il pubblico a casa. Molto volentieri saluto tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare queste riflessioni a ruota libera. Comunque, insomma, ogni tanto situazioni di questo tipo, fortunatamente Rivarolo, si possono, no, ricreare abbastanza, Covid permettendo, abbastanza agevolmente. Il vantaggio di vivere in una città di provincia è che, diciamo, almeno l'interlocuzione Esiste. con i cittadini è un pochino più immediata, e quindi anche le loro opinioni, le loro reazioni, le loro critiche ti arrivano certamente Direttamente. prima, Sì. certamente più direttamente. Ma è il bello di vivere in provincia, no? Una Di stare comunità. dentro a una comunità all'interno della quale ancora riconosci degli elementi di comunanza. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.